Lei è sweet. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel classico video trash del 2022 ad EICMA, dove come ben sapete abbiamo tante moto e tante anche belle ragazze. È un onore. Dove insomma ogni anno si vuole sapere il tag, si vuole sapere questo, quell'altro. Abbiamo deciso di fare un qualcosa però di diverso, non sempre quelle robe lì che lasciano il tempo che trovano. Vi avviso, se siete amanti del politically correct e di Einaudi, questo non è il video che fa per voi. Ma oggi ci sarà un aiutante che metterà a proprio agio le signorine. Ma non la vedrete, non la vedrete, sarà una figura lì nell'oscuro mondo laterale, insomma. Quindi direi che siamo pronti e via con la sigla. Conosco il nome della tua malattia. Figa, 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 solo figa. Buongiorno. Ciao. Come andiamo? Bene, bene. Ciao, Luca, piacere. Ed eccoci qua. Cosa succederà oggi? Molto semplicemente potrete decidere o di essere coperte e quindi di dirci i vostri segreti di EICMA degli anni passati o della vita in generale, insomma, un segreto inconfessabile. Ok. E avete tre scelte. O ce lo dite coperti dal casco e quindi nessuno vi riconoscerà. Ma okay. Sì, guarda, sicuro. Tranquillo. Io qua alzo le mani e nessuno vi riconoscerà. O lo dite tranquillamente senza problemi, oppure se non vorrete dirlo dovrete pagare penitenza. Okay. E la nostra cara assistente dovrà misurare la pressione degli pneumatici anteriori o posteriori a vostra scelta. Io penitenza, te lo dico già, non voglio svelare cose. A me piacciono le penitenze. Allora ho un dubbio. Per fare un dispetto a una mia, tra virgolette, amica, nemica, ho messo il peperoncino nell'igiene intimo. E non sapendo il motivo per cui gli bruciava, io le ho detto che secondo me aveva preso qualche malattia con tutte le persone con cui ha dovuto farsi la cura e tutto quanto. Quindi si è il dottore ha speso anche i soldi. Mi dispiace per lei, se vedi questo video saprai che sono stata io, perdonami. Quindi si è trasformata in una patata bollente, molto sì. Bene. Credo che tu non faccia ridere, Pedro. Esatto, molto bene. Ovviamente vogliamo sapere il motivo. Ci ho provato col mio fidanzato. Sempre gli uomini di mezzo? No, le amiche no. Gli altri sì, ma le amiche no. Beh, sei salvata. Se volete quindi faccio anche la penitenza comunque. Ah, vabbè. Guardatemele i calzoni, Prego, penitenza, signori. Tre e mezzo. Molto bene. Tre e mezzo. Proseguiamo. Vai di mano così. Così. Se vi deste anche tipo un bacino sarebbe proprio perfetto. A tre. Ma che è matta? Ma che succede? E direi che siamo già over the top. Eccoci qua. Racconto un piccolo segreto. Mi dica. Mi guarda, EICMA dell'anno scorso lavoravo in orario fiera tutto il giorno, tutti i giorni, e la sera mi scoppiava animazione nei locali. Nessuno lo sapeva. Quindi in after continuo. E non si sa bene cosa sia successo dopo la discoteca, quelle cose lì, insomma. Vabbè, quello non si può dire, no? Quello che resta nelle discoteche dopo EICMA rimane nelle discoteche dopo EICMA. C'era una volta tanti anni fa. Controlliamo la pressione immediatamente. Mi dica. Sì, ma no, lei mi ascolti, non deve andare a toccare, deve misurare la pressione. Lei mi tocca, lei mi tasta. Allora, La cosa divertente è che se facessi io questo video sarei già sul Corriere della Sera arrestato. Invece solidarietà femminile è tutto sotto controllo, va bene così? Sto diventando nervoso e non va bene. Sofia, la ragazza che mi dà meno soddisfazione. Non me l'aspettavo. Direi anche che non ti dico niente solo perché voglio provare quell'attrezzo. Very happy birthday to you. Voglio provarlo. Non vi svelerò il segreto. Allora io mi levo perché non so più cosa fare. Vai, misura il posteriore. Allora qua. Qua 5. Qua un po' meno. Qua siamo comunque su un buon 4,5, ragazzi, direi che ci difendiamo bene. Prego. Questa prendo, no? Se vuoi prendi, se vuoi tengo io, come sei più comoda. Perfetto. Allora, io ho lavorato 4 anni fa, stavo facendo una foto, a una certa è arrivato un tizio dal nulla, mi ha baciato, io ho distinto, gli ho tirato una sberla che l'ho fatto praticamente
lo slinguone? Ha provato a baciarmi, cioè io ero ferma così a fare la foto, lui si è girato e ha provato a baciarmi. E io di istinto però, cioè davanti comunque alla gente dove stavo lavorando, gli ho tirato una sberla. Sono rimasti tutti un attimo pietrificati. Ma vecchio, giovane? Ma avrà avuto tipo 16 anni, quindi già io sono anche più grande e cioè dicevo... Pronto, chi si vede? E questi ragazzini? Ma sono naturali? Sono naturali? Sì, posso misurare? Vado, misuro? Ormai la mia assistente deve misurare tutto quello che senza neanche la penitenza bisogna usare. Va bene così? Grazie mille per la testimonianza e proseguiamo. Nessuno vuole dire i segreti. È vero, non mi viene chissà come mai. Vogliono solo la mia assistente, io non so più come fare. Qui, solidarietà femminile, prego. Siamo in presenza di una pressione molto importante. Sì? Sì, una naturale pressione. E lo credo bene. 4 e mezzo, siamo in quella fase. Così? Sì. Bonjour. Dici. Le ragazze a ICMA vengono a lavorare gratis. Ci sono alcune ragazze che vengono a lavorare gratis. Maledette! Rovinate il mercato. E quindi rovinano il mercato a voi che siete delle professioniste. Esatto. E quindi arrivano queste qui che mannaggia, piuttosto di avere questi 3 follower in più su Instagram. È così, eh? Questa è la triste realtà, è una brutta realtà. Però vorrei capire, le aziende scelgono di più la qualità o il gratis? Dipende. Anche i grandi marchi secondo me scelgono anche risparmiare. Ai, quindi brutta questa cosa qui, ragazzi. Detto questo, il manometro, no, tranquilli, non succederà niente. Ma guardate se tante volte non ci riesco, eh. Hai voluto rimanere anonima, quindi mi hai detto che hai tante cose da raccontare. Prego. Prima cosa, ICMA fa schifo lavorarci, fa schifo la gente che ci passa. Fanno schifo gli stand, quelli che si credono i più fighi invece sono quelli che pagano di meno. E niente, che fa schifo tutto. Ah. Spero di diventare ricca un giorno e non dover mai più lavorare qua, grazie. Anche grossi brand sceglievano. I più grossi che sono presenti qua a ICMA, che sono quelli che tutte le ragazze vorrebbero lavorarci con, in realtà sono quelli che dicono, cioè, devi essere già contenta che lavori per noi, anche a gratis. Che così prendi questi 2 follower. Esatto. Hai qualcosa da dire a questi signori? Fate schifo, basta. C'è vero ma giusto. Ragazzi, posso solo dirvi che ho un po' di tachicardia e un po' di sottoscella, un po' sudato. Detto questo, la nostra assistente, dobbiamo ringraziarla perché è stata ultra professionale, Elisa. Ta-ta-ta-ta. Ma adesso... Anch'io comunque ho sudato, ragazzi, devo dire che... No, vedevo che ti piaceva andare sul... a tastare. Sì. A sto punto devi dirci tu il segreto. Ah, dai, mi hai fregato. Quindi io adesso tengo qua... Vabbè. Prego. Ma aspetta che mi fermo un secondo, eh. Allora, il mio segreto inconfessabile è che un famoso pilota del motomondiale, ormai non corre più, Birbantello, mi ha scritto perché mi aveva visto al motomondiale, ma mi aveva detto... È per caso un respect my opinion? Non si può dire. Non si può dire? Non si può dire. Vabbè. Mi ha detto, guarda, sei molto carina, però hai leggermente i denti storti. Ho detto, va bene. Mi scrive a ECMA, mi dice, dai, vediamoci. Gli dico, sì, va bene. Lui si presenta all'appuntamento, vede che non arrivano, passa 10 minuti, mi chiama, dice, dove sei? Sono dovuta andare dal dentista a fare un controllo, cagati in mano e pigliati a sberle. Vabbè, io vado a finire di misurare. Esatto. Questo video altissimo è finito e come al solito, gas si fa per dire, e ci vediamo al...